Sebastian Loeb non si ferma più. Non contento della cavalcata trionfale che lo sta portando alla conquista del suo ennesimo titolo nel campionato mondiale rally, ha ben pensato di portarsi a casa anche la vittoria nei Summer X Games di Los Angeles, evento a stelle e strisce basato sugli sport estremi di vario tipo. Il pilota francese, infatti, a bordo di una DS3 adattata per l'occasione al tipo di gara nella sua categoria, cioè il rally cross, si è mangiato in un sol boccone la concorrenza di gente come l'esperto Ken Block, il campione in carica Brian Deegan e il mito della specialità Travis Pastrana. Ancora una volta, una vittoria non casuale la sua. Sia Loeb che il team Citroën, infatti, hanno preso la cosa molto seriamente, preparandosi con grande meticolosità per l'evento. Vediamo come. È una nuova sfida, perché devo scoprire una nuova macchina, una versione diversa della DS3. E poi devo scoprire un nuovo tipo di gare, il rallycross. Qui non c'è il navigatore, perché non mi servono le note per capire la pista, che è piuttosto corta. La prima sensazione è molto buona, il motore è molto potente, più potente di quello a cui sono abituato. In fatto di accelerazione raggiungiamo le 60 miglia orarie in meno di 3 secondi, il che è davvero impressionante. Stiamo lavorando un po' sulla macchina per trovare un buon bilanciamento, ma finora è divertente da guidare. Le gomme lavorano molto diversamente perché sono più tenere e quindi si spinge subito dalla prima curva. In termini di maneggevolezza devo dire che la DS3 VRC che uso nel mondiale è una grande macchina e ci lavoriamo molto con tanti ingegneri per tirare fuori il massimo. Questa qui è un po' più sottosterzante in entrata di curva e sovrasterzante in uscita. Devi combattere un po' con la macchina per farla andare dove vuoi tu. Devo lavorare un po' sul mio stile di guida per adattarlo a questa vettura, perché lavora in modo un po' diverso da quella che conosco. Devo scoprire tutto in questo tipo di gara, ma è sempre una gara con auto da corsa. E ci sono tanti ottimi piloti e un po' pazzi, quindi sarà eccitante. Beh, sembra che il nostro eroe abbia imparato in fretta, visto come poi in gara ha sbaragliato la concorrenza facilmente. Evidentemente non è per nulla che lo chiamano il cannibale.